Dalle europee alle amministrative si respira ovunque un'aria di consenso per il lavoro svolto dal centrodestra, soprattutto grazie al supporto della sua parte più moderata. Ne è convinto il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa che, ad esempio, su Pescara sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal sindaco uscente Carlo Masci. Occorre dare continuità all'azione amministrativa in questa splendida città, farla diventare veramente capitale dell'Adriatico. Questo è l'obiettivo che ci poniamo come centrodestra. Dobbiamo raggiungerlo non con le chiacchiere, con tantissime promesse, ma con fatti che già Masci sta realizzando. Ha fatto nel corso di questi cinque anni molto difficili per tutti gli amministratori. Abbiamo avuto il Covid, che non è poca cosa. Insomma, sono state impostate una serie di azioni per migliorare la vita della città di Pescara. Io penso che bisogna dare continuità all'azione amministrativa di Masci. C'è un clima positivo rispetto al lavoro che si sta facendo a livello nazionale, che è un lavoro molto positivo. Lo dico da, insomma, vecchio parlamentare, da, insomma, uno che ha vissuto anche la stagione della Prima Repubblica. Non ho mai visto i ministri così impegnati come ora nel portare avanti un'azione decisa nel risolvere i problemi dell'Italia, cercando di utilizzare al meglio le risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione. Ribadisco, che l'Europa ci ha messo a disposizione ingenti risorse che non bisogna assolutamente sprecare. Questo è l'obiettivo di questo governo e penso che la gente lo stia capendo e gli effetti li vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. L'obiettivo è cambiare davvero l'Italia, dare una svolta al paese, ed è questo lo si sta facendo. Il nostro contributo è fatto di moderazione, di buonsenso, di concretezza, di capacità amministrativa, è questo quello che vogliamo portare noi all'interno del centrodestra, soprattutto moderazione, perché il centrodestra è articolato su più partiti e noi rappresentiamo il partito di centro moderato di ispirazione cristiana che vuole continuare a difendere anche i valori che sono dietro lo scudo crociato, che significa difendere l'identità cristiana di una comunità, difendere la famiglia, difendere la vita fin dal concepimento. Questo lo facciamo ovunque, vogliamo continuare a farlo anche qui a Pescara attraverso donne e uomini che credono in questi valori.